Facoltà di parlare. L'ho detto che era Emanuele Pellegrini. Sì. Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, intervengo oggi sulla risoluzione di maggioranza relativa alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2019. E nel farlo vorrei soffermarmi sugli aspetti che riguardano la politica estera dell'Unione e sugli impegni che la risoluzione richiede al Governo per portare e soprattutto far rispettare gli interessi italiani in sede europea. Interessi che troppo spesso le istituzioni europee hanno sottovalutato, avallando e sopportando le azioni che non esito a definire scellerate di Stati membri che, da alleati, non si sono tirati indietro quando si è trattato di scatenare conflitti alle nostre porte, con le disastrose conseguenze che ancora oggi sono sotto gli occhi di tutti. Come affermato nella risoluzione, l'impegno italiano in Europa deve essere focalizzato a far mantenere alta l'attenzione sulla sponda sud del Mediterraneo. Va detto a gran voce, quest'area geografica non può essere relegata ad appendice nell'ordine di importanza dell'agenda extraeuropea e non può e non deve passare in secondo piano, scavalcata nell'ordine di importanza da volontà politiche che prevedono l'ulteriore allargamento dell'Unione in favore di altri Stati. La sponda sud del Mediterraneo è un'area fondamentale per i nostri interessi e la nostra sicurezza, e giocoforza lo è per l'intero continente. L'Unione Europea non può continuare a tenere la testa sotto la sabbia, isolando i paesi che affacciano sulla principale frontiera naturale che divide il continente dalla regione nordafricana. In particolare, nella risoluzione chiediamo prioritariamente di continuare a promuovere un processo di pace in Libia, processo di pace che sia inclusivo sotto l'egida delle Nazioni Unite e che porti il più rapidamente possibile allo stop alle violenze tuttora in corso nel Paese. Tutto ciò finalizzato ad una transizione democratica che, questo va ribadito con fermezza, prima di tutto sappia dare una reale e duratura stabilità alla Libia e all'intera regione nordafricana. Perché l'arco della crisi partito in Libia nel 2011, e che sembrava si fosse attenuato negli ultimi anni, rischia di portare una nuova instabilità nella regione. L'Algeria è in piena crisi politica, con una transizione di potere che, sommata alla grave situazione economica, rischia di accrescere i già tanti focolai di proteste presenti nel Paese. La Tunisia, paese ritenuto l'unico esempio riuscito delle primavere arabe, si trova in una profonda crisi economica, dalla quale non riesce ad uscire. Dalla Tunisia, inoltre, come rilevato dalla nostra intelligence, avvengono la partenza di rotte migratorie ritenute pericolose perché ad alto rischio di infiltrazione jihadista. Non va dimenticato in quest'ottica il fatto che oltre il 17% dei combattenti stranieri dell'ISIS in Siria e in Iraq è di origine tunisina e che in Libia la maggioranza di combattenti stranieri provengono proprio dalla Tunisia. La mancata stabilità della Libia e l'aumento dell'escalation possono rendere ancora più porose le frontiere tra i due paesi. Questo comporta da una parte il rischio di contagio della violenza e dall'altro mina la sicurezza delle nostre stesse frontiere e mette a rischio la sicurezza dell'intero continente. Come detto, va tenuta alta l'attenzione sulla regione nordafricana, perché l'instabilità di una così grande area geografica comporta due ordini di problemi. Prima di tutto si creano grandi vuoti di potere, che vengono riempiti da attori non statuali, che traggono i propri profitti dal contrabbando e dal traffico di migranti, vero e proprio business vergognoso in mano a cellule terroristiche e organizzazioni criminali. In secondo luogo, una grande area priva di stabilità diventa in poco tempo teatro di guerre per procura, combattute a bassa intensità e indirettamente dalle varie potenze regionali. Guerre che vengono combattute a pochi chilometri dai nostri confini, a pochi chilometri dai confini europei, e l'Europa non può restare a guardare. Tra l'altro, in breve, andrebbe capito anche chi ha interesse a far persistere uno stato di instabilità nel Mediterraneo, agendo secondo i propri interessi, che sono contrari a quelli dell'Unione e a quelli degli italiani. Ma tornando a noi, come dicevo, l'Europa non può restare a guardare ed è per questo che nella risoluzione chiediamo di tenere alta l'attenzione sul Mediterraneo e contemporaneamente di opporci fermamente a qualsiasi ipotesi di inclusione della Turchia nell'Unione.
Le priorità europee in politica estera devono essere la stabilizzazione del Nord Africa, il controllo della migrazione, il controllo delle rotte balcaniche, la lotta al terrorismo. Queste sono le priorità. E non ci si può dare spazio al dialogo e all'ipotesi dell'ingresso di uno Stato che continua ripetutamente a compiere azioni illegali nel Mar Mediterraneo, Mar Orientale e nel Mar Egeo. Tra l'altro azioni profondamente lesivi dei nostri interessi energetici. Uno Stato che dal 2016 è incappato in una spirale repressiva senza precedenti e che occupa militarmente una parte di uno Stato europeo da oltre 40 anni. Per cui, nero su bianco, su questa risoluzione abbiamo voluto ribadire la contrarietà italiana rispetto alla potenziale adesione della Turchia nell'Unione Europea. Bene il dialogo, i rapporti commerciali, l'importanza strategica per il controllo dei flussi migratori nella tratta balcanica e il ruolo nei conflitti nel Medio Oriente, ma l'Europa è altro. L'Europa è ben altra cosa, o meglio dovrebbe essere altra cosa, e su questo l'Italia deve essere ferma. Concludo, cari colleghi, sottolineando ancora una volta l'importanza che il nostro Paese deve avere nei confronti del cosiddetto quadrante sud. È in quest'area che dal Nord Africa si affaccia sul Sahel, dove vivono centinaia di milioni di persone, e che l'Unione Europea deve sviluppare soluzioni e progetti a lungo termine che possono da una parte creare i presupposti per una stabilità politica ed economica dell'area e dall'altra invertire il fenomeno migratorio. Questo vuol dire davvero attuare la cooperazione internazionale. Solo così le frontiere europee saranno sicure ed efficaci e solo così l'Europa dimostrerà di non voler lasciare soli l'Italia e gli altri stati europei che si affacciano sul Mediterraneo. Solo così l'Europa potrà dimostrare di essere davvero Europa, l'Europa dei diritti dei popoli, di tutti i popoli. Grazie.